Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre della Chiesa, prega per noi. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre della salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
Buonasera a tutti e benvenuti al seminario arcivescovile di Napoli, intitolato a Cardinale Alessio Ascalesi. È casa di formazione per i candidati a sacerdozio e oggi diventa anche luogo per questa celebrazione, per le ordinazioni presbiterali di questi sei giovani. È festa grande per la Chiesa di Napoli, per la Chiesa tutta, la Chiesa universale. È festa per il seminario, è festa per le famiglie di questi giovani, è festa per le nostre comunità parrocchiali. Qualche piccola indicazione prima di iniziare la celebrazione, per vivere al meglio questa celebrazione eucaristica, dove ci sarà il conferimento con l'imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione su questi sei giovani candidati a sacerdozio. È stato un evento difficile da organizzare, anomalo per la sua organizzazione. Immaginate che solitamente sapete che viene celebrato in cattedrale, nel Duomo, e che prevede altre dinamiche, altri movimenti, un'altra gestione. Il Covid ha cambiato un po' tutte le nostre vite, ha cambiato anche le celebrazioni liturgiche, ma non cambia il senso dell'Eucaristia, non cambia il senso del sacramento del sacerdozio che ora verrà conferito a questi giovani. Qualche piccola proprio indicazione, proprio tecnica. Stanno girando dei volontari distribuendo le bottiglie d'acqua. Già ne abbiamo distribuite 700 e stiamo provvedendo a darne altre. A coscienza vostra, chi già ne ha presa una o due, lasciatela anche a chi non l'ha ricevuta. Chi dovesse andare in bagno, ci sono due bagni alla mia destra, di cui uno per i disabili e due alla mia sinistra. Vicino ai bagni, entrambi i bagni, ci sono i bidoni per i rifiuti. Chiamo la cortesia di non lasciare le bottigline d'acqua o altro a terra. Abbiamo cura di questo ambiente, è casa nostra. E quindi vi chiediamo dopo di cestinare o di portare con voi le bottigline d'acqua. Se dovreste avere qualche indicazione, chiedete al personale del servizio d'ordine che è vicino. Ci sono i ragazzi con la maglietta blu. Poi abbiamo dei punti per l'ambulanza, la Croce Rossa, sia nel campo sia all'ingresso. Vi chiediamo di non spostare le sedie. Le sedie sono state messe veramente con un misuratore ad una e vi chiediamo di non spostarle. I familiari qui davanti sono vicino perché stanno a coppia, perché è una coppia, sono i genitori dei candidati, sono i fratelli e le sorelle. Vi chiediamo a tutti gli altri di non spostare le sedie. Un'altra indicazione è di tenere la mascherina non come un oggetto così, d'abbellimento, ma di indossare la mascherina e coprire il naso e la bocca. Vi chiediamo di non azzarvi, di sedervi e di stare a posto e di non creare troppi movimenti per evitare un non distanziamento tra di noi. Penso di aver detto tutto e vi auguro una buona celebrazione. Grazie mille per l'attenzione. Gentili amiche, gentili amici, buonasera. Trasmettiamo in diretta dal Seminario Arcivescovile di Napoli la solenne concelebrazione eucaristica per la ordinazione sacerdotale di sei giovani diaconi. La celebrazione è presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepi, Arcivescovo di Napoli, e concelebrata dai Vescovi ausiliari, Monsignor Lucio Lemmo e Monsignor Gennaro Acampa. Il contesto surreale dal quale vi proponiamo queste immagini in diretta è unico a livello storico, perché le norme anti-Covid consentono la partecipazione numerica ad una celebrazione o comunque a qualsiasi altro evento solo se all'aperto. E quindi per consentire la partecipazione di molte persone per questo evento
si è decisi di celebrarlo all'aperto, ma nel seminario dove questi ragazzi hanno studiato e si sono formati. Solitamente le ordinazioni presbiterali e diaconali si tengono in cattedrale. Particolare quest'anno, particolari anche ed uniche queste ordinazioni sacerdotali. Per la preghiera del cardinale Crescenzio Sepe saranno ordinati presbiteri Don Antonio Bellini, Don Emanuele Chianese, Don Giuseppe Consalvo, Don Luca Corrado, Don Riccardo Sansone e Don Francesco Velotto. Vediamo già la solenne processione che sta partendo dalla sagrestia del seminario arcivescovile per questa solenne concelebrazione eucaristica. Vescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, sta percorrendo il cortile del seminario arcivescovile di Napoli per recarsi all'altare. Vediamo sfilare nella processione d'ingresso i candidati che saranno durante questa celebrazione ordinati presbiteri: Don Antonio Bellini, Don Emanuele Chianese, Don Giuseppe Consalvo, Don Luca Corrado, Don Riccardo Sansone, Don Francesco Velotto. Stanno adesso salendo sul palco allestito, sul sagrato, nel cortile del seminario arcivescovile di Napoli. E poi comincerà la Santa Messa presieduta dal cardinale Sepe. Gli ordinandi, così come anche gli altri, portano la mascherina sempre per seguire le norme anti-Covid. Nonostante però questo distanziamento, la nostra diretta Facebook ci consentirà di arrivare a tanti, tantissimi che ci state seguendo dalle comunità parrocchiali di appartenenza di questi ragazzi, ma anche di tantissime altre comunità che stanno seguendo in diretta questo evento unico nella sua storia. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.
La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, in questo giorno siamo radunati per l'ordinazione presbiterale di questi nostri figli carissimi. Essi per il battesimo sono già parte viva del popolo sacerdotale. Stasera, per l'imposizione delle mie mani, saranno consacrati ministri di Cristo, Maestro, Sacerdote e Pastore. Con il loro servizio contribuiranno a edificare il popolo di Dio che è la Chiesa. All'inizio di questa celebrazione imploriamo insieme con loro la misericordia del Padre e domandiamo il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Mia colpa, mia grandissima colpa. Vi supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
invochiamo. Signore nostro Dio, che guidi il popolo cristiano con il ministero dei sacerdoti, concedi a questi diaconi della tua Chiesa, eletti al ministero presbiterale, di perseverare nel servizio della tua volontà, perché nella vita e nella missione pastorale cerchi unicamente la tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio. Perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia.
egli non continua a contestare, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati, e non ci ripaga secondo le nostre colpe. La sua misericordia è potente su quelli che lo temono, quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio. Allora Pietro gli si avvicinò in quel tempo. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose:
non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Si presentino coloro che devono essere ordinati presbiteri. Antonio Bellini, originario della parrocchia San Francesco d'Assisi in Villaricca, ha svolto il servizio diaconale presso la parrocchia Sant'Alfonso e San Luigi in Mugnano di Napoli. Emanuele Chianese, originario della parrocchia San Biagio in Mugnano di Napoli, ha svolto il servizio diaconale presso la parrocchia San Giovanni Paolo II in Villaricca. Giuseppe Consalvo, originario della parrocchia Santa Maria delle Grazie in Procida, ha svolto il servizio diaconale presso la parrocchia Cristo Re in Napoli Secondigliano. Luca Corrado, originario della parrocchia Santa Maria delle Grazie in Melito di Napoli, ha svolto il servizio diaconale presso la parrocchia San Pietro Apostolo in Napoli e presso la comunità vocazionale propedeutica del nostro seminario. Riccardo Sansone,
originario della parrocchia Maria Santissima della Salute in Portici, ha svolto il servizio diaconale presso la parrocchia Maria Immacolata Assunta in Cielo in Napoli San Giovanni a Teduccio. Francesco Velotto, originario della parrocchia Immacolata Taverna Noce in Napoli Ponticelli, ha svolto il servizio diaconale presso la stessa parrocchia di origine e al centro diocesano vocazioni sacerdotali. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri. Sei certo che ne siano degni? Eminentissimo Padre, è con gioia unita a commozione che questa sera le presento questi sei diaconi come degni fratelli per l'ordine del presbiterato. Questi fratelli, diversi per età, provenienza, cammini di vita, carismi e doti umane, sono il frutto bello delle comunità parrocchiali e dei sacerdoti che le guidano, e nelle quali questi diaconi hanno fatto un cammino di discepolato e nel servizio hanno scoperto e maturato la chiamata al sacerdozio. Antonio, Riccardo, Luca, Emanuele, Francesco, Giuseppe hanno atteso con ansia, insieme alle loro famiglie e a tutta la nostra Chiesa diocesana, che spuntasse questo giorno santo per poter gridare al Maestro e al mondo con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta la volontà e per sempre: eccomi Signore per fare la Tua volontà. Eccomi al Tuo servizio per edificare tutto in corpo di Cristo. L'Eucarestia, che bramano poter celebrare a partire da questa sera e ogni giorno per tutti, è stata in questi anni di formazione la fonte e il culmine di tutta la loro formazione. All'Eucarestia quotidiana, celebrata, ricevuta e adorata, hanno plasmato la loro umanità fragile e bisognosa di misericordia, per avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, pastore e servo obbediente fino alla morte di croce. Alla comunione e al sacrificio eucaristico hanno scoperto e maturato che si può vivere in pienezza e con gioia, nascosti in Cristo, ma con e per tutti gli uomini. Immersi in un mondo che cerca ragioni di speranza e di vita, questi nostri fratelli, attraverso lo studio diligente e appassionato della teologia e soprattutto della parola di Dio, si sono preparati a diventare pellegrini e compagni nel cammino di fede di quanti saranno loro affidati e dei tanti cercatori o dubbiosi del vero volto di Dio che incontreranno sulle strade delle nostre città. Uomini poveri per i poveri, nelle tante esperienze pastorali proposte dal progetto formativo del nostro seminario, in sintonia con il Magistero di Papa Francesco e di quello delle opere di misericordia da Vostra Eminenza indicato alla nostra Chiesa, questi sei diaconi hanno imparato a lasciarsi evangelizzare dai poveri e, come Gesù, averli sempre con loro, perché i poveri sono i veri tesori della Chiesa. Siamo certi che la grazia di Dio continuerà a modellare questi vasi di creta, perché il tesoro che Dio stesso ha posto in loro risplenda in tutta la sua bellezza e fruttifichi per il bene di tutti per la vita eterna. Pertanto, Eminenza, dalle informazioni raccolte presso il popolo di Dio nelle parrocchie di provenienza e di apostolato, e secondo il giudizio di coloro che in questi anni ne hanno curato la formazione, il compianto rettore, il vescovo Monsignor Angerami, insieme agli educatori Don Davide Trapani e Don Michele Pezzella e al sottoscritto in quest'ultimo anno, posso attestare che ne sono degni.
con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo nostro Salvatore, noi scegliamo questi nostri fratelli per l'ordine del presbiterato. Rendiamo grazie a Dio. Siamo qui. Sia lodato Gesù Cristo. Care eccellenze, i nostri vescovi, i nostri vescovi ausiliari, cari sacerdoti, contento così numerosi, cari diaconi, cari parenti, amici dei nostri ordinanti e cari voi, caro Antonio, caro Emanuele, caro Giuseppe, caro Luca, caro Riccardo, caro Francesco. La Chiesa di Napoli vi accoglie tutti con gioia nel suo presbiterio e prega con fervore perché ciascuno di voi conservi con amore e per sempre il dono inestimabile del sacerdozio ministeriale che nel nome, con la forza della Santissima Trinità, sto per conferirvi. Il vostro sì che avete espresso poco fa sia la chiamata di Cristo e una vostra scelta libera, consapevole, radicale, come è radicale la parola di Dio che ha sostanziato la vostra preparazione umana e spirituale al ministero sacerdotale. Ne esempio quanto abbiamo ascoltato nelle letture bibliche di questa domenica. Il perdono e la misericordia di Dio che sono senza tempo e senza limiti. Come partecipi del sacerdozio di Cristo, voi sarete i ministri del perdono, i testimoni di quell'amore misericordioso del Padre che è per sempre, comunicando a tutti, qualunque sia la sua condizione sociale, culturale, spirituale, questo sentire in grande di Dio che si è incarnato per salvare tutti gli uomini e tutto l'uomo dalla sua miseria e dal suo peccato. Cristo vi ha chiamati e vi manda nel mondo come profeti coraggiosi perché questo mondo non sempre vi riconosce, non sempre vi accetta, quasi foste rappresentanti di un passato che ormai è tramontato e non ha più niente da dire al mondo d'oggi. Al massimo si guarda voi, ai sacerdoti, come dei filantropi, delle persone che hanno
dei buoni sentimenti, delle buone intenzioni, che riescono a organizzare eventi, ma non vi riconoscono, non sempre vi riconoscono per quello che siete, rappresentanti e incarnazione di un Dio che si è fatto uomo, che continua a vivere oggi in mezzo a noi, anche attraverso il vostro ministero. Un Dio che è una persona viva, pronta ad accogliere e amare fino a dare la sua vita per noi. Sono sempre attuali le parole di Gesù. Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, come hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Eppure il comando di Cristo questa sera per voi è perentorio. Andate, andate e non abbiate paura, perché io sono con voi. Anzi, vi assicuro che proprio quando questo mondo si scaglierà contro di voi per deridervi o per mettervi a tacere, proprio allora sentirete la beatitudine, la gioia, la fierezza del vostro essere sacerdoti del Dio vivo e vero. Ma cari amici, i pericoli non ci vengono solo dall'esterno. Spesso, molto spesso, ci vengono anche dall'interno, da noi stessi. Quando? Quando pensiamo di vivere la nostra chiamata, il nostro ministero sacerdotale, come se fossimo dei funzionari del culto, del sacro, come se fossimo dei semplici distributori di cose belle, buone, ma non ci riconosciamo come testimoni veritieri ed efficaci di una verità, dell'unica verità, che è la verità del Dio fatto uomo. Verità che dobbiamo proclamare sempre, ad ogni uomo, in modo opportuno, ma anche quando non sembrerebbe opportuno. Questo richiede il vostro impegno, la vostra collaborazione, la vostra adesione, il vostro sì a colui che agisce in voi, che riceverete, lo Spirito che riceverete questa sera con ordinazione presbiterale. Preparazione che non ha tempo, non è finito il tempo della vostra formazione, che invece deve essere permanente e terminerà solo alla fine dei vostri giorni terreni. Questo comporta per noi un impegno a, tra virgolette, programmare la nostra vita sacerdotale. Come? Rinnovando ogni giorno sull'altare di Dio, soprattutto nella celebrazione dell'Eucarestia,
rinnovando il vostro sì che avete appena pronunciato davanti a Dio e alla Chiesa. Programmare significa che dobbiamo vivere in pienezza la nostra vita sacerdotale, non lasciarci vivere dagli altri, non facendoci trascinare dagli altri, dalle mode, dal conformismo, dalla routine. Un esempio: non è più possibile pensare di essere degli autentici testimoni di Cristo, dei profeti inviati da Cristo, e rimanere chiuse nelle nostre sacrestie, casomai aspettando se qualche viandante di passaggio si fermi per venirci a dire buongiorno o buonasera. Dobbiamo uscire, dobbiamo andare incontro, dobbiamo saper dialogare con tutti, perché là dove c'è l'uomo, chiunque esso sia, lì c'è Dio, lì c'è Cristo, soprattutto se quest'uomo lo sentiamo, lo vediamo piagato nel corpo, nello spirito. La tentazione c'è anche oggi, la tentazione di rinchiuderci in noi stessi, la tentazione di pensare di respirare solo quell'aria sacrale che ci viene dal nostro essere nelle sacrestie. Ma se noi continuiamo ad agire così, non siamo più profeti di Dio, di Cristo, non siamo più discepoli del Maestro, il quale non aveva paura di andare, uscire, parlare, guarire lebbrosi, miseri. Andava per le città per sanare e guarire. Ma dove andare? Dove andare? Ecco, anche stasera voi chiedete come il profeta: Signore, dove devo andare? Dove mi destini? Dove? Com'è la strada che devo intraprendere per raggiungere la meta che tu mi indichi? La consapevolezza che, come ogni profeta, forse ci attendono difficoltà, incomprensioni, stanchezza, delusioni. Ma noi abbiamo la certezza che, rispondendo alla chiamata, noi facciamo la volontà di quel Dio che vive in noi, di quello Spirito che agisce in noi, e non siamo noi ad andare. Con noi c'è Cristo, lo Spirito e il Padre. Noi siamo sacerdoti, sono degli uomini liberi. Come dice Agostino, l'uomo è la volontà. Noi siamo liberi perché facciamo la volontà di colui che ci ha amati, che ci ha chiamati, che ci ha trasformati nel suo sacerdozio. La nostra volontà è la stessa volontà di Cristo. Il mio vivere è Cristo. La sua volontà è quella che ci esprime ogni giorno
e che noi applichiamo qui sulla terra. Cari amici ordinandi, andate nel mondo senza paura, ma rimanete sempre attaccati a Cristo vite, da cui scaturisce la linfa della vita, anche nei vostri momenti di stanchezza. Sappiate abbeverarvi alla sorgente di Cristo, mangiate il pane che è Cristo, distribuitelo a tutti. Mostrate la tenerezza di Dio ai poveri, ai lontani, ai peccatori. Allontanate da voi sempre, sempre, sempre ogni minaccia, ogni tentazione di conformismo al mondo e di personalizzazione della parola di Dio che abbiamo ricevuto in dono. Ringraziate il Signore ogni giorno della vostra vita per questo dono che riceverete adesso. Siate sempre felici, orgogliosi di essere sacerdoti di Cristo in questo mondo così difficile. Maria Santissima, la Madre della Chiesa, la Madre di tutti noi sacerdoti, vi ispiri sempre propositi santi e conformi al suo Figlio sacerdote. Amate la Madonna, venerate Maria, è vostra Madre. Dio vi benedica e amarò la compagna. Amen. Resti pure qua, Eminenza. Beva un po' intanto e prepariamo avanti alla... Figli carissimi, prima di ricevere l'ordine del presbiterato, dovete manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Volete esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel grado di presbiteri? Come fedeli cooperatori dell'ordine dei vescovi al servizio del popolo di Dio e sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Volete adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Volete celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, all'ode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Volete essere
insieme con noi implorare la divina misericordia per il popolo a voi affidato, dedicandovi assiduamente alla preghiera, come ci ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Volete essere sempre più strettamente uniti a Cristo Sommo Sacerdote, che come vittima pura si è offerto al Padre per voi, consacrando voi stessi a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Preghiamo, fratelli e sorelle carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché colmi dei Suoi doni questi figli che ha voluto chiamare all'ordine del presbiterato. Signore,
ascolta, o Padre, la nostra preghiera e fondi la benedizione dello Spirito Santo e la potenza della grazia sacerdotale su questi tuoi figli. Noi li presentiamo a te, Dio di misericordia, perché siano consacrati e ricevano l'inesauribile ricchezza del tuo dono. Per Cristo nostro Signore. Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, artefice della dignità umana, dispensatore di ogni grazia, che fai vivere e sostieni tutte le creature e le guidi in una continua crescita, assistici con il tuo aiuto per formare il popolo sacerdotale. Tu hai disposto in esso i diversi ordini con la potenza dello Spirito Santo, i ministri del Cristo, tuo Figlio. Nell'antica alleanza presero forma e figura i vari uffici
istituiti per il servizio liturgico. A Mosè e ad Aronne, da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo, associasti i collaboratori che li seguivano nel grado e nella dignità. Nel cammino dell'Esodo comunicasti a 70 uomini saggi e prudenti lo spirito di Mosè tuo servo, perché egli potesse guidare più agevolmente con il loro aiuto il tuo popolo. Tu rendesti partecipi i figli di Aronne della pienezza del loro padre, perché non mancasse mai nella tua tenda il servizio sacerdotale previsto dalla legge per l'offerta dei sacrifici che erano ombra delle realtà future. Nella pienezza dei tempi, Padre Santo, hai mandato nel mondo il tuo Figlio Gesù, apostolo e pontefice della fede che noi professiamo. Per l'opera dello Spirito Santo, egli si offrì a te vittima senza macchia e rese partecipi della sua missione i suoi apostoli, consacrandoli nella verità. Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero per annunziare e attuare l'opera della salvezza. Gloria a te, Signore. Ora, o Signore, vieni in aiuto alla nostra debolezza e donaci questi collaboratori di cui abbiamo bisogno per l'esercizio del sacerdozio apostolico. Dona, Padre Onnipotente, a questi tuoi figli la dignità del presbiterato. Rinnova in loro l'effusione del tuo spirito di santità. Adempiano fedelmente, o Signore, il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto, e con il loro esempio guidino tutti a una integra condotta di vita. Siano degni cooperatori dell'ordine episcopale, perché la parola del Vangelo, mediante la loro predicazione, con la grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel cuore degli uomini e raggiunga i confini della terra. Siano insieme con noi fedeli dispensatori dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato con il lavacro della rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare, siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo. Siano uniti a te, o Signore, nell'implorare la tua misericordia per il popolo a loro affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti, riunita in Cristo, diventi il tuo unico popolo, che avrà il compimento nel tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Può dire che la chiesa di Napoli e altri sacerdoti si permetterà già con la pausa. Ecco, abbiamo 6 nuovi sacerdoti. La chiesa si arricchisce. Napoli è grata a Dio che non fa mancare la sua bontà, la sua misericordia nei nostri riguardi. Sacerdoti, giovani, coraggiosi e forti, amati da Dio per amare gli uomini. Bravi! Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio.
Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Cardinale, la patente e il calice. Eminenza, prenda e tenga sempre lei. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai. Imita ciò che celebrerai. Conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita
al mistero della croce di Cristo Signore. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. E ora, cari fedeli amici, ci alziamo in piedi e tutti con grande gioia esprimiamo la nostra riconoscenza a Dio per questi nuovi sacerdoti e professiamo la nostra fede recitando il Credo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, Signore, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita. Procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
benedetto sei tu, Signore Dio. Lavami, Signore, da ogni colpa e purificami. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Invochiamo il tuo nome, o Signore, su questi doni che ti presentiamo. Consacrali con la tua potenza e trasforma tutti noi in sacrificio perenne a te gradito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente e Misericordioso, da cui proviene ogni paternità nella comunione di un solo Spirito. In Cristo tuo Figlio, eterno Sacerdote, servo obbediente e pastore dei pastori, hai posto la sorgente di ogni ministero nella vivente tradizione apostolica del tuo popolo pellegrinante nel tempo.
Con la varietà dei doni e dei carismi tu scegli e costituisci il dispensatore dei santi misteri, perché in ogni parte della terra sia offerto il sacrificio perfetto e con la parola e i sacramenti si edifichi la Chiesa, comunità della nuova alleanza, tempio della tua lode. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Padre veramente santo e fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nella attesa della tua venuta.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Crescenzio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli Antonio, Emanuele, Giuseppe, Luca, Riccardo e Francesco, oggi ordinati presbiteri della tua Chiesa. Fa che siano fedeli dispensatori dei santi misteri per l'edificazione del tuo regno. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, preghiamo con la stessa preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù il Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che volontà del Padre con l'opera dello Spirito Santo, morendo hai dato la vita al mondo, santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberaci da ogni colpa e da ogni male, a che siamo sempre fedeli alla tua legge e non siamo mai separati da te. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Per ricevere e fare la comunione, per ricevere l'Eucaristia e fare la comunione, ci muoveremo secondo quest'ordine. I diaconi e i presbiteri saliranno e verranno qui all'altare, mentre verranno dei ministri da voi, quindi non muovetevi. Arriveranno due ministri qui nel vialetto e sul giardino, tre ministri lungo il vialetto laterale e quattro ministri sul campetto. Se ci fossero presenti dei celiaci, possono venire qui alla mia destra, alla destra del palco, vicino alle scalette. Per ricevere l'Eucaristia verrà appoggiata sulla mano, sul palmo della mano, quindi mano stesa avanti. Verrà posata l'Eucaristia sulle vostre mani e dopo che il ministro si allontana da voi, abbassate la mascherina e fate comunione con il Signore. Chi non deve ricevere l'Eucaristia può già sedersi, chi deve ricevere l'Eucaristia rimane in piedi, dopo che ha fatto la comunione si siede, così da renderci consapevoli di quanti di loro devono ancora ricevere Gesù. Thank you.
Preghiamo. Questo sacrificio eucaristico che abbiamo offerto e ricevuto santifichi la tua Chiesa, o Signore, e fa che i sacerdoti e i fedeli, in piena comunione con te, collaborino con tutte le forze alla edificazione del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Reverendissimo Padre, in questa celebrazione eucaristica abbiamo sentito il vento della Pentecoste che ha scosso le pareti della nostra anima. Questa sera, come accade nella liturgia ebraica della notte di Pasqua, il figlio più piccolo si rivolge al padre di famiglia. Quando la famiglia ebraica è radunata in quella notte santa, il piccolo della casa interroga il padre e gli chiede: che cosa c'è di diverso in questa notte da tutte le altre notti? Perché in questa notte restiamo alzati e non andiamo a dormire? Perché in questa notte digiuniamo? E il padre gli trasmette la fede, raccontandogli le meraviglie operate dal Signore lungo tutta la storia. Questa sera io, il prete più giovane della diocesi, le chiedo: che cosa c'è di diverso in questa sera di settembre? Perché, caro padre, avvertiamo una gioia profondissima nel cuore? E lei, da buon padre, ci ha già risposto, donandoci il sacerdozio. È questo grande dono che anima la nostra vita e lo farà per tutta la vita. Le saremo sempre grati per la sua premura, per le sue visite al seminario, per gli incontri personali avuti con ognuno di noi almeno una volta l'anno, per le sue parole di incoraggiamento, per il suo magistero. Da pochi minuti Vostra Eminenza ha versato sulle palme delle nostre mani il Sacro Crisma, dopo averci imposto le mani e pregato su di noi. Sentiamo ancora il profumo di questo santo olio, dono dello Spirito Santo. Percepiamo viva la santa e luminosa presenza del Signore Gesù. Parlando del Crisma, Sant'Ilario scrive: come questo unguento, su chiunque venga infuso, scaccia dai cuori gli spiriti immondi, così, mediante l'unzione della carità, noi emaniamo la concordia, cosa veramente soave a Dio, come afferma l'Apostolo: noi siamo il profumo di Cristo. Com'è bello che questa sera tutta la nostra Chiesa diocesana riceva l'unzione della carità. Quella carità divina che ha animato la vita della nostra diocesi da quando lei è nostro pastore. Il giubileo per Napoli, le lettere pastorali sulle opere di misericordia corporale, la visita di Papa Francesco nel 2015, prediligendo l'incontro con i carcerati, con gli ammalati, con gli ultimi della società. Siamo qui adesso a ringraziarla per averci ordinato presbiteri, ma anche per aver fatto della carità l'architrave della Chiesa di Napoli. Non dimenticheremo facilmente la sua splendida lezione alla Cattedra della Sofferenza. A nome di noi sacerdoti novelli e a nome del presbiterio diocesano, di cui ora facciamo parte, esprimo al vivo, a Vostra Eminenza, i più sinceri e cari auguri per la festa onomastica della giornata di domani, memoria liturgica di San Crescenzio. Oggi il profumo dello Spirito Santo si espande dal suo capo, sul quale San Giovanni Paolo II versò il Sacro Crisma nel 1992 e arriva alle nostre mani, da lei unte. Grazie per averci donato il profumo del Vangelo, il profumo della stalla di Betlemme. Promettiamo di andare a spargere nel mondo, ancora sotto la sua guida, il profumo del Vangelo. Riempia la Chiesa di Napoli del profumo di Cristo. Noi la seguiremo.
qualche piccola indicazione, qualche piccolo avviso per terminare al meglio questa celebrazione, che è un momento di festa per tutti quanti noi. C'è tanta gioia nei nostri cuori ed è bello vedere sei giovani che si donano completamente al Signore e alla Chiesa tutta. A termine, dopo la benedizione, quindi durante il canto finale, i novelli sacerdoti con il cardinale si recheranno all'interno del seminario, scatteranno una foto, ricordo, e i novelli sacerdoti non potranno uscire fin quando tutti andranno via, saranno andati via a casa. Potete capire che i ragazzi, i novelli sacerdoti, fratelli, non possono venire tra di voi e festeggiare come solitamente si fa. Le indicazioni Covid non ce lo permettono. Quindi i sacerdoti si recheranno all'interno del seminario e pian piano lasceremo questo spazio all'esterno del seminario. In primis i sacerdoti e i diaconi si recheranno dove si sono spogliati, si sono cambiati all'inizio. Quindi tutti seduti nel frattempo. Quando i sacerdoti si saranno alzati, si saranno allontanati, ci sono due pullman che provengono da Procida. E i due pullman, le persone si alzeranno e piano piano, secondo le indicazioni del servizio d'ordine, seguirà il vialetto, percorrerà il vialetto e arriveranno giù al Tempio di Capodimonte, giù alla Basilica di Maria del Buon Consiglio. E pian piano, secondo sempre le indicazioni del servizio d'ordine, lasceranno il seminario, prima le persone nel viale centrale, poi il viale laterale e poi il campetto, coloro che stanno sul campetto. Capite che dopo la benedizione, durante il canto, non possiamo alzarci e muoverci, siamo in tanti e dobbiamo seguire le indicazioni di coloro che stanno servendo, ecco, questa celebrazione del servizio liturgico, il servizio d'ordine e tanti altri che lavorano nel silenzio e che stanno lavorando e ci stanno aiutando per meglio vivere questa celebrazione e terminarla nel migliore dei modi. Quindi ripeto, prima i sacerdoti, i diaconi, poi si alzeranno secondo le indicazioni del servizio d'ordine, prima le persone dei due pullman di Procida, poi il viale centrale, il viale laterale e poi le persone che stanno nel campetto. Grazie mille per l'attenzione. Auguri ai novelli sacerdoti, l'applauso a loro. Bene, innanzi all'altare per il trasferimento della confessione. Si guardano tutti. Cari sacerdoti novelli, in questa solenne celebrazione di ordinazione, il Signore crocifisso e risorto ha infuso su di voi lo spirito del perdono e della riconciliazione. Come agli Apostoli la sera di Pasqua, ora dice anche a voi: a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Stasera io, vostro Vescovo, segno di Cristo sommo ed eterno sacerdote nella Chiesa diocesana, in suo nome vi dono la facoltà di celebrare il sacramento della penitenza e di ricevere le confessioni dei fedeli. Celebrando il sacramento della penitenza, voi compirete il ministero del pastore perfetto, che cerca la pecora perduta, del buon samaritano che medica le ferite, del padre che attende il figlio prodigo e lo accoglie nel suo ritorno, del giusto giudice che non fa distinzioni di persone e il cui giudizio è sempre misericordioso. Voi sarete dunque il segno e lo strumento dell'amore tenero e misericordioso di Dio verso l'umanità. Con questo spirito adempirete all'impegno che poc'anzi avete assunto dinanzi al popolo di Dio,
di celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo, specialmente il sacrificio eucaristico e il sacramento della riconciliazione. Vi accompagni in questo ministero pastorale la Madonna Santa, Madre della Riconciliazione e Regina di Misericordia. L'intercessione di San Gennaro, nostro patrono, e di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Amen. Vuole vescovi accanto? Sì. Allora, eccellenza accanto al cardinale, con la mia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio, che veglia sempre sulla Chiesa istituita dal suo Figlio, vi guidi e vi protegga con la grazia dello Spirito, perché possiate adempiere generosamente la vostra missione di presbiteri. Amen. Egli vi renda nel mondo servi e testimoni della sua verità e del suo amore, e fedeli ministri della riconciliazione. Amen. Faccia di voi dei veri pastori che distribuiscono il pane e la parola di vita ai credenti, perché crescono sempre di più nell'unità del corpo di Cristo. Amen. E su tutti voi qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Si preparano i due pullman di Procida, piano piano, secondo le indicazioni, faranno spazio il servizio d'ordine qui sul tappeto rosso. Aspettate, alzatevi, fatevi individuare dal servizio d'ordine, pian piano. Io non vi vedo perché c'ho un faro davanti. Ok. Un attimo che i sacerdoti stanno liberando il passaggio e poi vi sposterete. Intanto coloro che stanno dietro al pullman di Procida, cioè nel viale centrale, possono pian piano, fila per fila, secondo le indicazioni del servizio d'ordine, lasciare il seminario. Non vi stiamo cacciando, se volete rimanere rimanete, però seduti. Grazie mille.